Avanti. Spol, staga bene, signor dottor. Oh, buongiorno Marcellina. Lavegna, si accomodi. Allora, come andiamo? Cos'è successo dall'ultima volta che ci siamo visti, Sintom? Oh, Dio, spero niente di grave. Però sono venuta perché ultimamente non mi sento mica del tutto legittima. Con le te, Marcellina, le facili, e cosa che succedono? E difatti, le proprio da quando non sono più mesturata, da quando sono andata in mini pausa che non sono più quella. C'ho spesso delle vampe, che sono poi le caldaie, e che mi fanno sudare, e sudare, sudare. La preoccupa, è normale che sia così. Siamo dottor, salsais, dopo mi rimane tutta una termalia nelle gambe. E spesso c'ho anche il lanzo. E poi, a sudare sempre così, c'ho tutte le naselle che mi pussano. Guardi, guardi, l'importante è tenere sempre ben controllati i valori del sangue e dell'apparato cardiocircolatorio. Sì. In poche parole, la pressione. Capito? A proposito di pressione, vorrei proprio controllarla, perché ultimamente mi vengono dei granchi nelle gambe. Però. E l'altro giorno sono scivolata a cavallo del bidet, che ho preso una botta, che sono ancora tutta nizza, qui, vicino alla natura. Marcellina, vuole che diamo la controllatina? Ma ormai lì c'è poco da controllare. Dottore, ah, è meglio che ne controlli delle più giovani. Anche perché sa cosa ci devo dire? Dopo che sono andata alle terme a fare le irritazioni vaginali, invece di migliorare ho peggiorato. Addirittura vedevo come degli agrumi di sangue. Se non ricordo male, Marcellina, le avevo prescritto una visita specialistica ginecologica. Sì, sì, oh, calmiva, e catè allora... dal mimosi, mitosi. Micosi, sì. Micosi, Marcellina, micosi vaginali, ecco. Beh, saprei il po' dire, dottor. E come posso dire? Come se lei avesse, Marcellina, dei funghi nella vagina, ecco. Muda per dire. Sì. E mio marito li va a cercare fino in montagna. Marcellina, sono cose queste che abbiamo già discusso altre volte. Abbiamo impostato una cura e va bene. Venga piuttosto che diamo un'occhiatina alla pressione. Sì, dottor. Proviamo la pressione, capiamo un po' come sono messo. Però allora, che sia mia ente come l'altra volta, eh? Adesso guardiamo, perché porti pazienza. Da me non mi gireva la testa. Porti pazienza, Marcellina, che facciamo tutto, eh? Sì, sì. Per il resto va tutto bene. Posso cercare, no? No, no, no. Non andiamo male, Marcellina. 150-90. 150 è la massima? Oggi sì, in questo momento, però la pressione non mi preoccupa, sa, no. Marcellina? Oh, piuttosto direi di fare una richiesta per una MOC, per vedere un po' la situazione delle ossa, e anche un Doppler per vedere la circolazione. Brev, dottor, fa bene a tenermi controllata. La mia amica Olga, che invece ci ha dato un po' da sé, adesso c'ha una brutta stereoporosi, e spesso gli scroccano le clavicole. E può poi capitare. Sa ricorda, 2 o 3 anni fa avevamo fatto qualche cosa. Un emocrollo, mi sembra. E un duplex qui, per le carote. Anche perché io della circolazione mi sono sempre preoccupata, visto che non mi sono mai compatita quelle brutte vene vanitose che ho nelle gambe. Marcellina, non badi all'estetica adesso, è importante che le cose vadino bene. Piuttosto, sbaglio o lei come apparato digerente ha sofferto negli anni scorsi? Mo Dio, dottor, non glai più in me che ho tan fa e mi venga a te l'urce la diagonale. Che poi la causa era che c'avevo un elicottero nel pirolo, che dopo con la cura è andato via e io sono guarita. Si ricorda quella medicina che mi aveva fatto stare così bene? L'anitra, mi pare che si chiamava. Antra, Marcellina, Antra, un farmaco rivoluzionario. Sì. Comunque andiamo bene adesso. Sì. Andiamo bene. Quindi se dovessimo impostare una cura a base di pastiglie tipo aspirina, si può? Cosa dice? Non c'è problema. Ecco, bene, bene, non c'è problema.
Anche mia, e per le cure che doveva fare con l'aspirina? Al guardamo, dottor. Una volta, se non prendevo l'amaro micidiale Giuliani o la magnesia smisurata, non digerivo mai. Capisco. Dopo che sono guarita dall'ulcera, sono stata benissimo. Dell'aspirina ne prendo spesso, di quella fosforescente, per i reumatismi e i dolori del tunnel del carpaccio qui. Ho capito. Ma da allora a me lo stomaco non mi è mai più bruciato. Bene, bene, mi fa piacere. Mi fa piacere, così se dovessimo impostare una cura a base di pastiglie, siamo a posto. Sa cosa facciamo adesso, Marcellina? Sì. Adesso le preparo una richiesta per gli esami del sangue, della MOC e anche del Doppler. Breve. Così cerchiamo di anticipare i problemi eventuali futuri. Breve, dottor. Axeme dopo, vaga il CUP. Perché si insetta che è un po' ticchio da paghera, eh? E posso fare a volta dre la svelta. Brava, perché brava. Per la salute, dottor, bisogna tenersi a dre. E un speculare niente. E poi, dottor, spero anche a me di avere un po' di fortuna. Perché schiver l'Alzheimer o il morbo di Pakistan le sono questa fortuna. Ha ragione, guardi. La saluto, Marcellina, e l'aspetto con gli esiti. Arrivederci, dottor, stacca bene. Naturalmente.